Volkov comanda la mafia russa approdata a Berlino Est dopo la costruzione del muro nel 61. È in combutta con varie organizzazioni in Europa e nelle Americhe. Neutralizzandolo colpiremo sia Perseus sia l'intera organizzazione. È un pezzo grosso. Ed ecco quello più piccolo. Franz Kraus, l'MI6 lo identifica come uno dei corrieri di informazioni di Volkov. Ha una consegna con lui in programma per domani sera. Ci infiltreremo a Berlino Est con la U-Bahn. Una stazione fantasma dall'altro lato ha il punto di accesso che ci serve. Da lì osserveremo l'ingresso in città di Kraus. Quando Volkov si farà vivo, vedremo il davanti. Appena il treno rallenta, io e te saliamo. Park Lazar, la prossima stazione. Belle e io seguiamo Kraus. Bene. Il treno sta rallentando, andiamo. Bene, ci siamo! Occhio, le guardie della Germania Est pattugliano queste stazioni. Una pattuglia. Usiamo il treno per superarla. Lavoro per le ferrovie. Vi posso mostrare i documenti. Non si può stare qui. A terra immediatamente! Fermi, fermi, fermi! State calmi. Ora! Ma cosa? Bel lavoro. Ora ripuliamo. Kraus arriverà presto al posto di blocco. Saliamo sul tetto. Park, Lazar, quasi in posizione. Ricevuto. Vieni, di qua. Occhio al riflettore. Sanno come isolare un posto, glielo concedo. Controlla il posto di blocco. Kraus si farà vivo a momenti. Cerca di trovare Kraus.
più sorveglianza del solito. Se lo trattengono, Kraus mancherà l'incontro con Volkov. Al posto di Volkov, quello con la valigetta. È lui. Bene, è il nostro uomo. È Kraus. Vieni. Park, ha attraversato il muro. Fa rapporto. Io e Lazar vi stiamo aspettando al punto d'uscita. Ricevuto. Stando alle fonti, Kraus e Volkov si vedranno nel bar dopo la strada. Dentro c'è la referente di Hudson. Avrà un ombrello blu. Io sorveglio la strada da qui. È un vero piacere vederti. Kraus è al tavolo oltre la mia spalla destra. Buonasera, cosa posso portarle? Una Berliner Weiss, per favore. L'audio è forte e chiaro. Ora aspettiamo Volkov. Hudson non ha detto granché. È Volkov che volete. Kraus era nella stasi, ma non lasciarti ingannare dal suo aspetto. È un assassino. Chi lo sa, quello è come uno spettro. Direi non più di un giorno. Sono riusciti a prendere un mio informatore in una redata, a due isolati da qui. La stasi capirà che ce ne sono altri in zona. Vorrei chiederti un favore. Non resisterà a lungo alla tortura. Dobbiamo salvarlo. Oppure zittirlo. È prigioniero qui. Dankeschön. Allerta, credo che Volkov stia entrando. Dov'è Volkov? Qualcuno ti ha seguito. Torna a casa e attendi la nostra chiamata. Cambieremo posto e ora. Lascia gli inseguitori a noi. Bell, qua in vista. Stanno entrando due della stasi. Esci da lì, ora! Chase, passa per il bagno. Io li trattengo. Squadra, piano B. Andiamo all'appartamento di Kraus. È la nostra via per Volkov. Nicht vorne, gleich oben den Platz da drüben. Mi servirà più tempo. Sì. Vai da Lazare Park senza di me. Mi faccio sentire quando posso. Die beiden. Schon gut, schon gut. Sie können meine Wohnung von hier aus sehen. Ich frage nicht noch einmal. Attenzione, Bella. La stasi è ovunque. Vielen Dank. Ich bleibe, glaube ich, so lange hier, bis die Stasi weg ist. Incontriamoci nell'edificio che vedi davanti a te. Dare nell'occhio, abbiamo già abbastanza casini.
die harte Tor. Park, situazione. Sono in un negozio davanti alla casa di Kraus. È appena arrivato. Bastasi sta rastrellando l'area. Devo nascondermi. Ci aggiorniamo quando le acque si saranno calmate. Bell, raggiungi Park e Lazar subito. Chiudo. Lasciatemi andare. Vi prego. Ve l'ho detto. Non so che pensate. Tu, ho visto la tua foto. Ti cercano. Tenevo d'occhio una struttura del KGB in zona. Io, come hanno fatto a trovarmi? Sono stato attento. Volkov è orribile, spregevole. Se lo trovi, dovresti sparargli subito. Ti prego, non siamo nemici. Liberami. Grazie per avermi salvato la vita. Aspetto tue notizie. Non ho visto nessuno. Seguimi. Non fiatare. La gente del posto parla. Park è nel negozio di elettronica di fronte alla casa di Kraus. Devo portarla dei Knackwurst di Der Braunbar. Ormai è chiuso. Park è più avanti. Un'auto ha accostato vicino alla casa di Kraus, ma... Un attimo. Kraus telefona. Con un contatto disponibile. Non mi hanno seguito oltre il punto di blocco. Beh, l'individuo a Kraus. La barricetta è al sicuro. Non l'ho mollata un attimo. Dove e quando? Sì, conosco il posto. Farò attenzione. Che ne pensi, Lazar? Pare che Volkov voglia la valigetta di Kraus. Per arrivare a lui, dobbiamo piazzarci un tracciatore. Uno di noi si introdurrà a casa di Kraus. Evitare lui o la moglie sarà la parte difficile. Ci penserà bene. Io controllerò all'esterno in cerca di ospiti indesiderati. Park, tu ci terrai d'occhio da qui. Ti darò il mio profilo migliore. Bene. La Stasi sta fermando tutti. Fai attenzione. Ich bin auf dem Heimweg vom Krankenhaus. Ich bin Krankenschwester. Warum begleitet sie denn? Bell, ho visto Kraus scrivere su un registro. Cerca di recuperarlo.
moglie ti scoprono, la missione fallisce. Puoi sedare la moglie se necessario, ma Kraus deve andare all'incontro. Sto per telefonare a casa di Kraus. Preparati a entrare. Qui non c'è nessuna Freya. Sì, quello è il mio numero, ma temo che... Senta, sono sicura che la sua amica non è qui. O le ha dato un numero sbagliato, o lei ha sbagliato. Certo, si figuri. Buona serata anche a lei. Ed, sai dov'è il mio ombrello? Devo uscire tra poco. Mamma, non trovo la mia coperta. Merda, c'è anche il figlio. Papà, vieni o no? Kraus esce dall'ufficio, nasconditi. Lavati i denti, arrivo subito. Vattene via subito.
è riuscito a introdursi nel tuo appartamento. Io non so come sia arrivato ai materiali, però te l'ho portato. Questo migliora leggermente la tua posizione. È nel mirino di Perseus da un po'. Ma dirai a Perseus che l'ho catturato. Abbiamo Greta Keller. Per di più, ce l'ha venduta il suo collega. Pezzo di merda senza palle. Io mi dispiace, Greta. Il KGB è più generoso. Ah, finalmente. Perseus ha messo una taglia su di te. A lei è andata bene. Non farmi tirare fuori i miei giocattoli. Te lo chiedo ancora. Tu, per chi lavori? Che razza di idiota sei? Pensi forse che morirai con dignità qui? Sei merce danneggiata. Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Liar, cosa? Penso alla valigetta. Prendi Bolt. Fatto bene. Ora Perseus ha un uomo in meno. Dici? Io lo volevo vivo. L'MI6 ci avrebbe guadagnato molto di più. Beh, capita. E ora andiamocene da Berlino Est. Le informazioni di Volkov confermano i nostri peggiori timori. Perseus ha rubato l'ordigno nucleare da Berlino Est. Non ne siamo ancora sicuri. L'ha fatto, ne sono certo. C'erano coordinate in codice tra i documenti nucleari di Volkov. È una regione disabitata nella Repubblica Sovietica d'Ucraina. Un aereo spia ha rivelato questo. Voglio sapere quello che succede in questo edificio. Serviranno anche gli altri. Woods e Mason ci raggiungeranno da Kiev. Bell, tu farai squadra con Woods. Io e Mason aspetteremo l'estrazione. Park ha le comunicazioni. Non sappiamo quanto siano numerosi o preparati, quindi se dovete ingaggiare, fatelo con attenzione. È ora di sbirciare dietro la cortina di ferro. Tieni in attesa Mason e Adler. Andiamo. La base è oltre il prossimo crinale. Entrate, scoprite il più possibile e uscite. Merda. Park, volevo restare un po'. Guarda il gulag. Prima dobbiamo scoprire cosa ha in mente
Guarda quel posto. Chissà cosa c'è dentro, sì. Scatta una foto. Il comando interesserà. Bene. È ora di sporcarci le mani. Guardi in alto. Guardi in basso. Scegli l'obiettivo. Basta con le foto. Altri due fuori dal furgone. Problema risolto. Vai avanti e scendi per il pendio. Io ti copro. Fotografa qualsiasi cosa ti sembri importante. Mappe, progetti, tutto quello che trovi. Avanza, io resto di guardia. Trova il modo di entrare nell'edificio principale. Io ti seguo e disattivo l'allarme principale. C'è di che. Hai perso qualcosa. Park, Bella ha trovato il modo di entrare, ma non abbiamo molto tempo. Allora muovetevi. Nessuna obiezione. Vado al piano inferiore. Attacco al tuo segnale. Ok, sono pronto. Preso постороннего! Via libera, avanzo.
preparati. Potrebbe esserci un esercito di russi dall'altra parte. Coprimi. Neanche una parola, Bella. Che cazzo è questo posto? È un percorso della Spetsnaz, fatto come una tipica città americana. Merda, stanno iniziando! Cazzo, muoviamoci! Se vogliono un'esercitazione realistica, gliela daremo. Avanza!
Greta! Greta, quello lì sembra uno scudo! Sei in difficoltà! Non dargli mai questo! Sì, arrivano sull'ascensore! Possiamo solo salire. Sto rilevando parecchio traffico radio. Come siete messi? Siamo finiti in mezzo a una specie di esercitazione. Il posto è pieno di russi. Stiamo cercando informazioni. Ci voleva. Metto mezzo ne ha delle rine allerta per il recupero. Sembra incazzata. Tu dici che è incazzata. Sembra il loro centro di comando. Forza. Bingo, centrale informatica. Vediamo che stanno combinando i russi. Bell, vai a quel terminale. Inizia a curiosare. Benvenuto nell'archivio analitico bellico del popolo sovietico. Statistiche combattimento tattico urbano. Accesso limitato. Roba da bambini. Cerca ancora. Rapporti quotidiani KGB. Accesso limitato. Che palle. Che altro c'è? Operazione Greenlight. Accesso limitato. Che cazzo è l'operazione Greenlight? Puoi violare quella roba? Ovviamente c'è una password. Guarda in giro. I russi non sono molto svegli. Forse c'è qualcosa sulla scrivania. Bene. È confermato. La testata rubata da Berlino è una risorsa Greenlight. È una delle nostre. Se si venisse a sapere... Non lo saprà nessuno, neppure il team di Adler. Troppo rischioso. A dir poco. Stiamo parlando di una testata americana nascosta sotto Berlino. Voglio verificare che tu sia pronto a tutto, Hudson. La palla è in campo. Dobbiamo giocare. Se la risorsa scoprisse la verità... Da quando ti preoccupi della verità? Mi preoccupo del controllo della risorsa. Se non possiamo controllarla, sarà terminata. Partita finita. Prendo una copia. Non ha alcun senso. Perseus si è infiltrato in un programma atomico della CIA. L'operazione Greenlight, gestito da Hudson. La testata rubata è americana. E Hudson lo sapeva. Merda, dobbiamo andare. Non ci credo, cazzo. Park, rispondi. Hudson ci ha mentito. Ci ha mentito, cazzo! Di che cosa stai parlando? Sto parlando di Greenlight! È l'obiettivo di Perseus! E Hudson c'è dentro fino al collo! Woods, ti sto perdendo! Dovete andarvene da lì! Quel corazzato ti farà pezzi! Usa le facciate come riparo! Move it!
Del, come siete messi? Ancora peggio di prima. Assicurati che Adler e Mason siano pronti al punto di estrazione. Dobbiamo raggiungere quell'uscita. Quei bastardi bloccano l'uscita. Dobbiamo sfondare il blocco. Occhi aperti, c'è un altro corazzato. Ricorda, mira alla testa. Sì, me ne occupo. Perché non ci hai detto che la testata era di Greenlight? Che altro ci nascondi? Vuoi che ti faccia sputare la verità? Non credo ti convenga, Woods. Datevi una calmata. Questi atteggiamenti non ci aiuteranno a prendere per sé. Non ci hai detto che era una testata americana? Dovevamo sistemare il suo casino. Il bastardo ci ha mentito fin dall'inizio. Non ho mentito. Ho solo omesso dettagli. È la tua specialità, vero, Hudson? Manipolare la gente. Rifilare loro la tua verità. La verità non esiste. Si decide in chi credere. Adler sa di cosa parlo. Giusto, Russ. Operazione Greenlight.
cos'è? Dici tu. La corsa alle armi nel 58 era al picco. Per Eisenhower un attacco dei russi contro l'Europa ci avrebbe colti impreparati. Così autorizzò l'operazione Greenlight, un programma segreto per piazzare bombe nucleari in ogni grande città europea. La massima contromisura in caso di invasione. Nel 74 hanno modificato gli ordigni in bombe al neutrone in grado di uccidere le persone senza danneggiare le infrastrutture. Migliaia di morti in un lampo. E tu ci parli di infrastrutture del cazzo. Sì, alla faccia della civiltà. Uccidiamo, ma preserviamo gli edifici. Vogliamo preservare il nostro stile di vita. Da quanto sapevi della testata? Una testata Greenlight è sparita 2 mesi fa. Pensavamo a Perseus, però non c'erano prove. Ma le foto trovate a Berlino lo confermano. Quindi, c'è una testata americana da qualche parte. E se Perseus la fa esplodere, gli Stati Uniti diventeranno il pericolo pubblico numero uno. Non saremmo qui se avessi completato il lavoro. Uccidere Perseus in Vietnam. Attento. Oppure, non fermerò più Woods.